Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha illustrato il piano di riqualificazione delle strade della città adriatica, interventi che, a detta del primo cittadino, attendevano da oltre 20 anni e che si distribuiscono su 78 strade della città per 30 chilometri complessivi. I lavori prevedono il risanamento delle irregolarità del fondo stradale e il rifacimento di asfalto e marciapiedi. Abbiamo lavorato per arrivare a una riqualificazione complessiva del territorio che non riguardasse solo le zone del centro ma tutta la città per circa 100 milioni di euro, perché l'intervento complessivo ammonterà a tanto per tutte le gare che abbiamo fatto in questi mesi, che non riguarderanno ovviamente soltanto le strade ma anche le scuole, gli impianti sportivi, le fognature, interventi importanti anche di efficientamento energetico. Però sulle strade ci sarà il massimo dell'intervento e sarà diviso in due fasce precise. Una riqualificazione complessiva di oltre 30 km di strade, e quando parlo di riqualificazione parlo di strada, marciapiedi, fognature, interventi molto significativi, e poi un'altra fascia che riguarderà le irregolarità che ci sono su molte zone di Pescara e sul nostro territorio, con circa 500 buche al giorno chiuse, con l'utilizzo di circa 18.000 kg di asfalto ogni giorno. Si vedrà il peso di questo intervento in città e che sicuramente cambierà il volto della nostra città. Ci sono strade che sono molto attenzionate, come via Andrea Doria, via Mezzanotte, via Scarfoglio, piazza Alessandrini, ma ne potrei citare tante altre, dove noi interverremo per una riqualificazione complessiva, perché faremo con le irregolarità stradali almeno 300 metri quadrati al giorno. I lavori sono già partiti, molti, ma la maggior parte partiranno in questi giorni, perché abbiamo dovuto aspettare le temperature più alte, cioè che si alzasse la temperatura. Abbiamo oramai completato tutte le gare, abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni dalla soprintendenza, dal genio civile, da tutti gli enti che dovevano rilasciarci le autorizzazioni. Abbiamo fatto le gare, abbiamo individuato le ditte e possiamo partire. Quest'anno sarà un anno significativo e che segnerà i prossimi 30 anni della città.